Fejim Korkos, nato a Tirana. Da quanto tempo lavora a Villa Savini? 3 anni. Sapeva che Aslani era stata uccisa? No. Però è andata al suo funerale. Funerale? Quale funerale? No, scusi, ma questo chi è? La sua controfigura? Io capisco, può succedere che uno per svagarsi un po' se va a fare un giretto al cimitero e se è fortunato può pure incontrare il funerale di una che conosce. Se non fosse per il contesto si potrebbe dire ammazza che culo. Una donna mi ha telefonato per dirmi che era morta. E chi era questa donna? Non ho detto, solo di essere un'amica di Aslani. Estratto di cipolla ha mangiato. Come mai la signora Savini non sapeva niente? Io non c'entro niente con la morte di Aslani. Io voglio solo lavorare e basta. Tutti vogliono lavorare, tutti vogliono lavorare. Conosci Fatos Kemal? No. Già l'avevi giurato. E poi secondo questo documento qui dice che siete sbarcati insieme come clandestini a Brindisi e siete stati 3 mesi nel campo profughi di San Foca. Capisco che lì con tutti quegli svaghi uno non è che può conoscere tutti. Infatti eravamo più di 100, io non conoscevo tutti. Io sono una persona onesta. Voglio solo lavorare in pace. Voi cercate chi ha ucciso Aslani. E il permesso di soggiorno è solo un trucco. Se voi mi accusate, io voglio un avvocato. Sì, adesso chiamiamo Perry Mason. E comunque non hai bisogno dell'avvocato perché nessuno ti accusa di niente. Te ne puoi andare. Posso andare? È il mio passaporto? No. Il passaporto lo teniamo noi. Per un po', una piccola verifica, poi te lo ridiamo. Ma questo è il mio. Prego, Sacco. Marco. La porta è di là, eh?